sua innocenza, ha pianto, ha implorato, ma gli inquirenti che anche questa mattina l'hanno interrogata negli uffici della questura di Ragusa sono convinti che sia stata lei a uccidere il figlio di 8 anni, Loris, per poi occultarne il cadavere a pochi chilometri da Santa Croce in Camerina. Ci collegheremo tra qualche secondo con Ragusa, dove c'è il nostro inviato Simone Costa, per seguire gli ultimissimi sviluppi delle indagini, cui oggi dedicheremo l'intera edizione del nostro TG Cronache. Buon pomeriggio, dunque l'avete sentito dal nostro unico titolo, l'intero TG Cronaca sarà dedicato all'omicidio del piccolo Loris Stivalle, 8 anni. La svolta è arrivata nella notte per questo omicidio, è indagata la mamma Veronica Panarello, per lei è l'accusa è veramente pesante perché è di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere. La svolta è arrivata dopo un lungo interrogatorio in questura a Ragusa di 6-8 ore. Questa mattina la donna è nuovamente interrogata, l'interrogatorio è cominciato questa mattina intorno alle 10:30 e subito io allora direi di collegarmi con il nostro inviato, che è Simone Costa, che si trova appunto davanti alla questura di Ragusa. Allora Simone, buongiorno, dunque la svolta, dicevo, è arrivata nella notte dopo un interrogatorio lungo, questa mattina è di nuovo sotto interrogatorio da parte del pubblico ministero titolare di queste indagini, che è Papalia. Dunque dici le ultime notizie, Simone. Sì, di fatto è arrivata in questura ieri notte intorno alle 2 dalla procura di Ragusa e ha dormito qui. Chi l'ha incontrata ha detto che ovviamente non ha chiuso occhio per le accuse gravissime che le muove proprio la procura. Continua però l'interrogatorio, dalle prime indiscrezioni sembrava si fosse avvalsa insieme al suo avvocato della facoltà di non rispondere, ma invece le ultimissime indiscrezioni invece dicono che sta parlando, sta rispondendo alle domande degli inquirenti per la prima volta con il suo avvocato Francesco Villardita. Ieri non era presente in procura perché era stata convocata la donna come persona informata sui fatti, oggi invece è indagata, le accuse lei ripetute tu prima sono davvero gravissime, omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Siamo Simone, in attesa che Simona, ovviamente Simone finisca questo interrogatorio per capire cosa la donna... Sì. Allora Simone, scusa se ti interrompo, questa mattina tu hai intervistato l'avvocato della donna, Veronica Panarello, ci hai mandato appunto una parte dell'intervista realizzata questa mattina, non so se la regia è d'accordo, possiamo nel frattempo mandare questa intervista e poi magari commentiamo anche le sue parole. Dunque, se... Bene, allora sentiamola subito questa intervista. Sì. Interrogatorio questa mattina davanti al pubblico ministero e interrogatorio del fermato. Avvocato, si aspettava questo provvedimento? Guardi, io questo non glielo posso dire, so che formalmente sono stato per tutti questi giorni difensore della persona offesa, ma mediaticamente e sostanzialmente mi è sembrato di capire che assistevo un indagato. Ora mi auguro soltanto, così come è stata indagata mediaticamente 10 giorni prima del provvedimento formale, che non verrà condannata con sentenza definitiva mediaticamente prima del processo. Si parla di gravi indizi di colpevolezza. Signora, ha parlato con lei? No, col marito. No, scusate. Si parla di gravi indizi di colpevolezza. Questo certamente è perché altrimenti non avrebbero fatto il fermo. Però dobbiamo vedere gli atti processuali, perché noi i processi li dobbiamo fare nelle aule di giustizia. Veronica non ha confessato, ha sempre detto di essere innocente. Assolutamente sì. Ha parlato con la signora? Assolutamente sì. Cosa l'ha detto? Cosa dicono? Scusatemi. Cosa dice il marito? Scusatemi, ci dica cosa ha detto la signora. Scusatemi, io dovrei entrare per un interrogatorio. Vi prego, all'uscita renderò dichiarazioni. Ci dica solo il marito cosa dice dopo questo episodio. Non ho parlato col marito, non ho avuto modo di parlare col marito. Io vi prego soltanto, e ve lo ripeto, è stata mediaticamente indagata 10 giorni prima del provvedimento formale. Non condanniamola con sentenza definitiva
prima che venga fatto un regolare processo in tutti i gradi di giudizio. Grazie. Ecco Simone, queste sono le parole del legale della donna Francesco Villardita, è stata indagata mediaticamente, ha detto l'avvocato, però in questa intervista vengono fuori anche alcune domande, ci sarebbero dei gravi indizi sulla donna, naturalmente poi li approfondiremo via via nel TG Cronache, ma quali sono questi indizi che pesano sul fatto appunto che la donna risulta indagata per omicidio aggravato e occultamento di cadavere? Beh, già nei giorni scorsi erano trapelate diverse indiscrezioni sulle incongruenze della donna, sui rilevamenti delle telecamere sparse per il paese che sono davvero tantissimi. La donna ha sempre sostenuto di aver portato a scuola il bambino, ma le telecamere della scuola non avrebbero preso la sua polo nera, non avrebbero ripreso la sua polo nera, che invece viene avvistata di fatto in una strada lontana dalla scuola, nella zona in cui c'è il vecchio molino e il luogo dove è stato ritrovato poi il corpo di Loris. L'ultimo indizio, però quello che sembra decisivo, più importante per la procura, sarebbe quello di un frame, quindi una foto della macchina proprio nella strada del vecchio mulino, una foto che di fatto era stata già paventata la possibilità che ci fosse questa immagine della macchina che passava in quel luogo, però sembrava che gli inquirenti avessero solo una macchina scura che passava nella strada del vecchio mulino. Adesso, attraverso alcuni accertamenti tecnici, sembra siano riusciti a ingrandire la foto e a evidenziare che a passare lì per il vecchio mulino sia stata proprio la polo nera di Veronica Panarello. Questo dovrebbe essere l'indizio principale, staremo ovviamente a vedere, si tratta di indiscrezioni. C'è anche poi la questione delle fascette, che sarebbero compatibili, fascette trovate in casa della madre di Loris, consegnate alle maestre, fascette che sarebbero compatibili con l'arma del delitto. Va bene, poi naturalmente approfondiremo tutti questi aspetti e questi indizi che avrebbero portato appunto all'iscrizione nel registro degli indagati di Veronica Panarello. Però a questo punto andiamo in onda alla ricostruzione di quanto è avvenuto da quel giorno, il 29 novembre, era un sabato, in cui la donna ha denunciato la scomparsa, la sparizione del proprio figlio e poi il ritrovamento nel pomeriggio del corpo del piccolo Loris. Alle 12.45 del 29 novembre Veronica Panarello denuncia la scomparsa del figlio Andrea Loris Stival, 8 anni. Immediate scattano le ricerche nel paese di Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa. Dopo 4 ore la svolta drammatica, un cacciatore, Orazio Fidone, ritrova il bambino senza vita in un canalone nei pressi di un vecchio mulino a circa 4 chilometri dalla scuola elementare Falcone Borsellino. Difficile che quella distanza sia stata percorsa a piedi da un bambino, dicono subito gli inquirenti. Il 30 novembre il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, apre un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, sequestrata l'auto del cacciatore. Il giorno seguente l'autopsia conferma il sospetto degli investigatori, il bambino è stato ucciso, non è certo che prima abbia subito violenza, nessuna traccia dello zainetto che Andrea Loris indossava. L'ipotesi degli investigatori è che il bambino sia salito sulla macchina di una persona che conosceva. Il 2 dicembre la madre viene sentita in questura come persona informata dei fatti, la sua versione presenta delle contraddizioni. Due, le novità dell'inchiesta. La notizia dell'ultimo minuto è che un paio di slip azzurri sono stati trovati vicino alla scuola dove è sparito Loris Stivale, potrebbero appartenere proprio al bambino di 8 anni. La notizia del giorno è però che Orazio Fidone è ufficialmente il primo indagato di questa inchiesta, si parla di un atto dovuto. Il 3 dicembre, perquisizione in casa della famiglia Stival, è un necessario atto di polizia giudiziaria per acquisire elementi utili alle indagini, spiega il procuratore Petralia. Dubbi sulla versione della madre, sono le ore 8.15 del 29 novembre quando una telecamera cattura l'immagine della donna che sale in auto solo col figlio più piccolo. Loris discute con la madre e poi rientra in casa. Il 4 dicembre emergono nuovi dettagli sulla morte del bambino, sarebbero state usate delle fascette di plastica per ucciderlo. Loris sarebbe stato gettato ancora vivo nel canalone.
Il giorno dopo viene resa nota la registrazione delle telecamere davanti alla scuola elementare. Non c'è traccia dell'auto di Veronica Panarello. Intanto le maestre consegnano agli investigatori delle fascette di plastica. È stato il padre di Loris, su richiesta della moglie, a darle alle insegnanti. Un nuovo video mostra la macchina della madre vicina alla zona del vecchio mulino. Domenica 7 dicembre si intensificano le ricerche dello zainetto di Loris. Ieri Veronica Panarello viene condotta negli uffici della procura. Cura, poi intorno a mezzanotte la svolta, dopo un lungo interrogatorio, il fermo della donna. Veronica Panarello è accusata di omicidio e occultamento di cadavere. Ecco, dunque abbiamo sentito la ricostruzione di questi 10 giorni che sono cominciati appunto il 29 novembre con la scomparsa del piccolo Loris fino ad arrivare alla svolta di ieri sera. Allora io torno di nuovo a collegarmi con il nostro inviato Simone Costa, che vedo in compagnia di un collega, è il giornalista dell'ANSA Matteo Guidelli. Allora do subito la parola a voi, anche perché ci sono molti aspetti da approfondire. A te, Simone. Sì, parliamo con Matteo Guidelli, inviato dell'ANSA, dell'indagine, insomma un'indagine che è cominciata con una persona che in questo momento sembra fuori dalle accuse dei magistrati, con Orazio Fidone, che è la persona che ha trovato con un'intuizione un po' strana, un po' fortunosa, diciamo, il corpo di Loris. Sì, buongiorno. Il problema di Fidone è stato proprio questo, cioè l'essere andato direttamente lì al canale di Mulino Vecchio a trovare e trovare immediatamente il corpo del bambino. I sospetti che si sono generati all'inizio pensavano che vi fosse stata qualche imbeccata nei confronti di Fidone, perché non era un posto dove si andava direttamente senza avere un'indicazione di un qualche tipo. Dopodiché si è accertato, anche grazie alle telecamere, che era tutta un'altra storia. Telecamere che sono però al centro di questa inchiesta. Di fatto è un paese quasi come il Grande Fratello, è stato detto, un paese così piccolo come Santa Croce Camerina. Sì, assolutamente, solo il comune ne ha messe 40, più ci sono tutte quelle delle aziende private e delle case. Le telecamere sono fondamentali, perché le telecamere hanno accertato che quella mattina Loris alle 8.32 è rientrato in casa, a differenza di quello che dice la mamma. Le telecamere hanno accertato che la mamma non è mai arrivata a scuola con la sua Polo, ce ne sono ben 4 all'interno del paese che dicono che non è mai andata a scuola. Ma le telecamere soprattutto hanno permesso di ricostruire il percorso successivo che la donna ha fatto quando, secondo gli inquirenti, avrebbe raggiunto il Mulino Vecchio. Ci sono 6 minuti di buco nel percorso che la donna ha fatto, che è quello dal distributore dell'Erga a un'altra telecamera che è sulla statale 20, ed è proprio quei 6 minuti in cui gli inquirenti ritengano che possa essere andata a gettare il corpo del piccolo Loris. Non ha confessato fino a questo momento, non sappiamo ovviamente cosa si sta dicendo con il suo avvocato. Sì. Scusate se vi interrompo. Allora, siccome abbiamo un po' già detto alcuni punti su cui si basano anche questa iscrizione del registro degli indagati della mamma di Loris, ci sarebbero appunto degli indizi, ma soprattutto ci sarebbero state dei buchi, delle incongruenze nel racconto della mamma. Allora, tutte queste cerchiamo di sintetizzarle e le abbiamo sintetizzate appunto in un servizio. Le facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, le facciamo sentire e poi commentiamo anche su questi punti appunto. Fin dal primo interrogatorio le parole di Veronica Panarello sono piene di contraddizioni e incongruenze. Quel drammatico 29 novembre la donna dichiara agli investigatori: ho accompagnato mio figlio Loris a scuola e l'ho lasciata a circa 500 metri dall'ingresso, poi ho proseguito per accompagnare l'altro mio figlio più piccolo alla ludoteca e da lì sono andata al castello di Donna Fugata, dove frequento un corso di cucina e dove sono rimasta fino alle 12. Ma già il giorno successivo Veronica cambia versione. Ho accompagnato Loris a scuola, racconta, e l'ho lasciato a poche decine di metri dall'ingresso. Poi ho accompagnato l'altro mio figlio e sono ritornata a casa. E sono uscita alle 9.15 per andare a Donna Fugata, dove sono rimasta fino alle 11.45. Poi aggiunge un particolare. Racconta di avere prelevato da casa un sacchetto della spazzatura per buttarlo. La telecamera di fronte all'abitazione degli Stivola racconta però un'altra verità. Veronica, Loris e il fratello più piccolo escono da
da casa e si dirigono verso la polo nera della donna, ma Loris non sale in macchina, torna a casa da solo. La versione di Veronica sarebbe smentita anche da altre 4 telecamere piazzate davanti alla scuola Falcone e Borsellino, che non riprendono mai la sua auto davanti all'edificio scolastico. Se dunque nel primo interrogatorio Veronica sostiene di essere andata direttamente a Donna Fugata e nel secondo di essersi fermata prima a casa, le telecamere confermano che la donna è rientrata alle 8.49 ed è uscita alle 9.25. Trascorre dunque 36 minuti a casa con il figlio, che a scuola non sarebbe mai andato. Alle 9.27 un altro occhio elettronico registra la polo nera che, senza minimamente rallentare la marcia, scrivono gli investigatori, prosegue in direzione della strada che va al vecchio mulino vicino al luogo del ritrovamento del corpo di Loris. L'auto ricompare 9 minuti dopo. Veronica ammette di essere passata di lì, ma solo per buttare la spazzatura. Secondo le perizie, per quell'operazione bastano 3 minuti e non i 9 usati da Veronica. Rimangono dunque 6 minuti di buco, di vuoto temporale. Cosa ha fatto la donna? Contro Veronica c'è però un'altra incongruenza. Quando dichiara di avere consegnato il mazzo di fascette alle maestre del figlio, che lunedì scorso sono andata a porgerle le condoglianze. Ve le restituisco, disse la donna, servivano per le lezioni di scienze. Ma le maestre le prendono e le consegnano agli investigatori, dichiarando: a scuola non ne usiamo, sono pericolose. I medici legali che hanno condotto l'autopsia ipotizzano che il bambino sia stato legato e poi ucciso con le fascette compatibili con quelle consegnate alle maestre. Queste dunque tutte le incongruenze, anche gli aspetti non chiari nel racconto della mamma di Loris. Dunque, Simone, l'abbiamo sentiti insieme, allora a te la parola anche per commentarle insieme all'inviato dell'ANSA Matteo Guidelli. Sì, abbiamo sentito delle incongruenze nel servizio della madre, ne abbiamo parlato, le telecamere, anche le fascette, che è un'altra storia paradossale di questa vicenda. Sì, quella delle fascette è assolutamente una storia molto paradossale che molti di quelli che indagano ritengono indicativa di un messaggio che forse la donna ha voluto mandare. Come dire, prendetemi o prendetelo. Esatto, perché quando le due maestre del piccolo Loris sono andate a casa della donna a fargli le condoglianze, lei si è presentata con un mazzetto di fascette che dagli accertamenti sarebbero compatibili con quelle con cui è stato ucciso il piccolo Loris, dicendogli che il bambino ne aveva parlato, dicendogli che sarebbero servite per dei lavoretti a scuola. E lì le maestre sono cadute dal pero dicendo: guardi che noi non abbiamo mai chiesto questi strumenti che tra l'altro sono pericolosi. Quindi ecco, come dire, nella mente di chi indaga si è insinuato il dubbio che possa essere stato un gesto, un segnale che la madre abbia voluto mandare, anche se allo Stato non ha ancora confessato nulla. Appunto, gli inquirenti gli stanno facendo presente tutte le incongruenze del suo racconto, gli stanno facendo presente anche questa situazione paradossale delle fascette, però è una donna che almeno fino a questa notte non aveva ancora confessato quello che gli inquirenti ritengono sia evidente. Assolutamente sì, anche ieri sera nelle poche cose che ha detto al di là del racconto della sua vita è stato semplicemente: io non l'ho ucciso, lui è il mio bambino. E anche adesso, da quanto si apprende, ma sono ancora informazioni frammentarie, bisognerà attendere, sembra che non stia confessando alcunché, stia mantenendo la sua linea che ha raccontato finora, quindi bisognerà attendere ancora per capire come va avanti questa storia. L'ultima cosa ti chiedo è la figura del padre invece di Loris, che ha preso la notizia mentre stava lavorando sul camion lontano da casa. In questi giorni è stato di fatto l'unico, la sorretta quando è uscita dalla questura, l'unica intervista che l'ha difesa a spada tratta. Mi fido completamente di Veronica. Ieri l'abbiamo visto entrare distrutto in questura. Qualche crepa forse però comincia ad esserci anche in lui. Beh certo, è sicuramente un uomo distrutto, anche perché non solo ha perso il figlio ma probabilmente perderà anche la moglie e ha un bambino di 3 anni che deve accudire. È un padre giovane, è un padre che era probabilmente innamorato della moglie, e scoprire questa realtà è una cosa che lo devasta. Ieri sera anche in questura, in procura, ha cominciato ad avere qualche cedimento e ha cominciato a farsi delle domande. Sarà un percorso difficile, ecco, per lui.
Direi proprio di sì. E ti ringrazio Matteo, ti lasciamo Simone, lavorare. Caterina, se non hai domande, un'ultima domanda che volevo fare anche a Matteo Guidelli. Agli atti è anche finito un po' il ritratto di questa madre da un passato molto difficile, molto complicato. Gli inquirenti anche hanno, come dire, insomma, sono andati a ritroso nel tempo, nella sua vita. Sì, gli inquirenti hanno scavato nel passato della madre fornendone un ritratto complesso. Sicuramente non ha avuto una vita semplice, insomma, ci sono racconti di due tentativi di suicidio, un rapporto con la madre un po' burrascoso, delle scoperte della vita privata nell'età dell'adolescenza, quindi nell'età in cui si cambia. Ecco, una vita che è stata sicuramente complicata. E comunque rimanere incinta a 17 anni è un percorso difficile. Quando le tue coetanee vanno a scuola, lei è costretta ad abbandonarlo, il marito è sempre fuori, non è stata una vita semplice. Chi ha avuto modo di analizzare il suo profilo psicologico ha parlato di una donna fragile, di una donna a volte dissociata. Quindi è chiaro che questo percorso ha influito su quello che si dice abbia fatto, sempre che poi l'inchiesta confermerà, perché ricordiamoci che fino a sentenza definitiva rimane una sospettata ma non una colpevole. Grazie a Matteo Guidelli. Naturalmente Simone resta con noi per tutti gli aggiornamenti, e questo ci porta anche a parlare della famiglia di Veronica. In questo momento sono arrivate anche delle dichiarazioni per esempio del nonno paterno: non voglio parlare, non è il momento, sono molto alterato. Questo è l'unico commento che ha lasciato Andrea Stivalle, che è il nonno paterno di Loris, che naturalmente non ha voluto commentare ancora la notizia del fermo della nuora Veronica Panarello nell'ambito appunto dell'inchiesta. Parlavamo dell'unico indagato, non è più l'unico indagato, del primo indagato di questa inchiesta, che è il cacciatore Orazio Fidone. È arrivato anche un suo commento: non ho mai avuto paura, però qualche motivo di preoccupazione c'era, perché non si sa mai quello che può succedere, e oggi sono molto più sereno. E appunto parlavamo anche di questo. E poi naturalmente Santa Croce in Camerina è un paese distrutto, è anche un paese diviso a metà. In questo momento ci sono dei psicologi che si trovano nella scuola frequentata dal piccolo Loris, stanno parlando con i compagni di scuola, stanno parlando con la preside e gli insegnanti. Ed è un piccolo paese, Santa Croce e Camerina, che si trova in provincia di Ragusa, un paese sconvolto da questa notizia. Non è la prima volta che ci sono notizie di questo genere, e che accadono spesso in paesi di provincia. Ieri, da giorni e giorni, questo piccolo paese è preso d'assalto non soltanto dai giornalisti, dai media, ma è preso d'assalto anche da moltissimi curiosi. È una storia che avevamo già purtroppo visto, per esempio nel caso di Avetrana, e il servizio che tra poco vedremo insieme ricostruisce appunto queste situazioni. La statua di San Giuseppe che esce dalla chiesa di Santa Croce Camerina, il patrono di questo paese del Ragusano, che si è aggiunto alla geografia criminale italiana. La storia del delitto di Loris Andrea Stivaldi, un bambino di 8 anni che non entra a scuola e viene ritrovato ucciso in un canale, si imponeva comunque nel racconto di questi giorni dominati dai titoli e dalle vicende di Mafia Capitale, un titolo che non lascia dubbi sulla priorità nella vicenda. Nelle città si spartiscono affari e mazzette, nei paesi, grandi o piccoli che siano, muoiono bambini e ragazzine, si cerca l'orco e si trova il familiare. Da nord a sud, nessuna zona italiana esclusa, il racconto e il linguaggio della cronaca restituiscono personaggi, lasciano nomi nella memoria, che perdono i cognomi come se con loro ci fosse familiarità o amicizia. Samuele, Sara, Iara, Sabrina e zio Michele, il muratore, il contadino. Ville, villette, masserie diventano le quinte della rappresentazione, i protagonisti, i comprimari familiari di ogni ordine e amici, avvocati, forze dell'ordine,
sindaci e parroci, maestre e vicini di casa. Scene di massa, i cronisti cercano di far parlare valligiani in genere silenziosi che salgono a capo chino le strade dei paesi. La vicenda di Yara Gambirasio dell'esame del DNA che ha riscritto parentele di due nuclei familiari è stata devastante, con il pettegolezzo che diventa necessariamente spunto di indagine. È andata così anche questa volta, anche con Loris Andrea Stival. Scendono subito in campo i professionisti. Buonasera. Allora, i due elementi chiave di questa vicenda sono nelle parole del procuratore. La pagina pregiata delle tre puntate di Porta a Porta della scorsa settimana è la vicenda di Santa Croce, un racconto contenuto con l'istituzionalità della funzionaria della Polizia di Stato e del procuratore di Ragusa, la politica con due donne che intervengono in modo bipartisan sulla sicurezza dell'infanzia fuori dentro le scuole, il solito magistrato. Allora, noi sappiamo che la mamma di Loris ci ha detto che l'ha accompagnato con lo sguardo. Ebbene, attorno alle 8, secondo fonti qualificate, scrive l'ANSA, che lo sapete, è un'agenzia autorevole, la mamma, Loris e l'altro figlio della donna uscirebbero da casa e salirebbero in auto per andare a scuola. Chi l'ha visto che diede in diretta la notizia del ritrovamento del corpo di Sara Scazzi con madre collegata dedica una puntata speciale lunedì con l'inviato inquadrato di fronte agli uomini delle forze dell'ordine con le tute bianche che cercano reperti e viene premiata dagli ascolti quella di mercoledì. Subito sentiamo le parole della zia di Loris, vicino a lei c'è la nonna, ascoltiamo insieme subito in esclusiva che cosa dice la zia. Le reti Mediaset si mobilitano nel loro format da mattina a sera. E sugli schermi, poi, proprio in questi giorni, quasi a reclamare una memoria, torna il volto di Denise Pipitone con la svolta nel processo sulla sua scomparsa. Il decano dei critici televisivi interviene dal sito internet del suo giornale Il Corriere della Sera, che aggiorna sulla vicenda in tempo reale e chiede l'intervento dell'Ordine dei giornalisti. Ogni volta che c'è un omicidio che riguarda bambini, come il caso di Loris a Santa Croce di Camerina, mi vengono i brividi, non solo per il fatto in sé, ma penso allo strazio che di quel corpo ne faranno i programmi televisivi. Penso alla Sciarelli, penso a Bruno Vespa, penso ai molti talk che si occupano di queste cose. È venuta questa moda di fare i plastici, di ricostruire, di scendere con una certa morbosità nel corpo straziato delle vittime. Ma mi chiedo, perché l'Ordine dei giornalisti non è mai intervenuto? È una sorta di timore preventivo che anche questa vicenda si trascini in una saga che a stento le condanne definitive della Cassazione riescono a interrompere a televisori spenti. Risuona però anche sui social network. Un hashtag battezzato con il nome del bambino ucciso, aggiornamenti e fiumi di commenti. Un DJ invoca che la vergogna di Padre Pio e della Vergine Maria scenda sulla madre. Altri si improvvisano detective, molti giustizieri. L'inchiesta ha imboccato ora una strada precisa, dando un limite all'ipotesi e facendo uscire di scena i primi due personaggi entrati in questa favola brutta e che erano ancora tutti da costruire, l'orco e il cacciatore. Intanto c'è un commento, anche l'abbiamo sentito anche nel servizio della zia paterna: chiunque sia stato deve morire, non ci sono parole, Loris era il principino di casa, questo è lo sfogo della zia di Loris, se è stata lei non ci sono parole, dice non dormo notte e giorno, ha aggiunto, io difendo mio fratello Davide e la mamma. Allora intanto prosegue l'interrogatorio alla questura di Ragusa, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Allora, rientriamo in studio, intanto siamo sempre collegati con il nostro inviato Simone Costa che si trova davanti alla questura di Ragusa, dove da circa, anzi dalle 11 del mattino è sotto interrogatorio Veronica Panarello, la mamma di Loris, è indagata per omicidio aggravato e per occultamento di cadavere, sarebbe stata lei, secondo gli inquirenti, ad uccidere il piccolo Loris di 8 anni. Stanno arrivando anche delle notizie da Santa Croce in Camerina, il paese della famiglia Stival. In questo momento ha parlato la maestra di Loris. Loris andava ad una scuola elementare, alla scuola elementare del
del paese, Falcone e Borsellino. Come vi dicevo nel corso delle TG Cronica, in questo momento ci sono gli psicologi, non è il momento di parlare, dice la maestra, sono venuti gli psicologi in classe e tutto a scuola è normale per quello che è possibile in questo momento. Questo è l'unico commento rilasciato dalla maestra di Loris, Teresa Iacona, è una delle maestre, Loris frequentava la terza elementare. Allora, ora in questo momento io vorrei ritornare ancora da Simone Cossa. Dunque, abbiamo ricostruito le incongruenze del racconto della mamma, abbiamo anche seguito insomma la cronologia di questi giorni. Allora, come dicevo, eravamo a Santa Croce Camerina, tu in tutti questi giorni hai lavorato lì, sei arrivato appunto i primi giorni di quando è successo questo fatto. E come hai trovato il paese e la gente di Santa Croce Camerina? Come hai vissuto appunto questa vicenda, Simone? Beh, un paese che certamente non si aspettava questa attenzione mediatica, non la desiderava, soprattutto per un fatto del genere. Parlando con la popolazione, i 9.000 abitanti di Santa Croce Camerina, tutti estremamente cordiali e tutti pronti a darti comunque qualche informazione, qualora ovviamente ne avessi bisogno. Parlando con loro, insomma, la loro paura più grande è che 10 anni, così ci hanno detto, di informazione turistica, di promozione turistica, fossero stati vanificati da un omicidio del genere. Santa Croce Camerina potrebbe rimanere, insomma, nella storia anche per e soprattutto per questo evento, quindi temevano soprattutto un effetto, un ritorno negativo del genere. Hai parlato prima delle ipotesi dei magistrati, non ne abbiamo parlato, ma negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, poco prima che la madre di Loris venisse fermata, c'era stata l'ipotesi che fossero due addirittura i killer di Loris Stival, un'ipotesi che non è stata assolutamente confermata, tant'è vero che la madre di fatto è l'unica indagata per l'omicidio del piccolo di 8 anni ritrovato in un fossato, ripetiamo, a Santa Croce Camerina nel Ragusano. Diceva che la mamma non poteva aver fatto tutto da sola, no? Si parlava di una seconda persona, di un complice. Anche questa era un'informazione che, anzi, ne erano arrivate diverse rispetto a quanto successo, ma parlando con alcune fonti di fatto piuttosto attendibili, ci hanno detto che non era totalmente da escludere, tant'è vero che, ripetiamo, è l'unica in questo momento accusata dell'omicidio di Loris, non era da escludere che per la mole piuttosto minuta, la corporatura piuttosto minuta del ragazzo fosse stata, anzi, sì, una sola persona, quindi che non ci fosse stato per forza il concorso di due persone. L'ipotesi della seconda persona era più per delle voci di paese, di fatto, che al momento non trovano riscontri. Vedremo che cosa succederà, anche perché, ripetiamo, la madre in questo momento sta smentendo le accuse degli inquirenti, quindi fondamentalmente dice di non essere colpevole, di aver sempre amato il figlio, quindi fino a questo momento non c'è nessuna confessione, quindi staremo a vedere quali saranno gli ulteriori sviluppi di questa inchiesta. Ne potremo sapere di più quando uscirà il legale della donna, Francesco Villardita. Ecco, poi non abbiamo forse approfondito abbastanza, no, sull'autopsia sul corpo del piccolo Loris. Quali sono stati appunto i dettagli di questa autopsia? Beh, nelle prime ore si era diffusa la voce di una possibile violenza sessuale, che è stata smentita almeno nelle prime ore. Sono, ovviamente, alcuni esami richiedono più tempo di quanto sia passato fino ad ora dal momento dell'omicidio, però al momento non c'è nessun riscontro per quanto riguarda una violenza sessuale. Sin dall'inizio è stato parlato di uno strangolamento
l'idea delle fascette e la rivelazione che possano essere state delle fascette da elettricista compatibili con quelle trovate in casa della madre. Ne parlavamo prima della paradossale combinazione, insomma, delle fascette ritrovate a casa della madre e poi date alle maestre, quella che probabilmente non è una paradossale combinazione, ma ovviamente è presto per dirlo. È stata di fatto la seconda risultanza, la prima, ripetiamo, è che non c'è stata violenza nell'omicidio, e la seconda è che è stato strangolato con delle fascette. La terza, che è arrivata pochi giorni fa, è che quelle stesse fascette sono state utilizzate per tenergli fermi i polsi. Ecco, poi tu sicuramente, Simone, avrai avuto anche modo di parlare con le maestre e anche con la preside della scuola dove andava Loris, e tutti, sia le maestre che la preside, hanno parlato di un bambino tranquillo, insomma, che non dava problemi, che non c'erano problemi a scuola e con i compagni. Non so se tu mi puoi confermare questa notizia. Sì, assolutamente, anche se con le maestre e soprattutto la preside ovviamente ne abbiamo parlato principalmente della questione fascette, abbiamo parlato chiaramente anche di Loris, ce l'hanno descritto come un bimbo assolutamente tranquillo, magari un po' schivo, ma insomma un bambino di 8 anni ha tutto il diritto ad esserlo, ecco, quindi questo è quello che ci hanno detto di Loris molti compagni, ed è singolare la circostanza in cui sono state date le fascette alle maestre, hanno disegnato un pensierino per Loris. Questo è il motivo per cui le maestre sono andate a dare le condoglianze ai genitori di Loris, di fatto sono andati a portare dei disegni dei compagni di classe alla famiglia di Loris, e lì hanno trovato l'indizio che potrebbe essere la chiave di volta di fatto di questa indagine. Ecco, tu, diciamo, abbiamo detto più volte, insomma, ti trovi davanti alla questura di Ragusa. Ora, tecnicamente che cosa succede? In questo momento è sottoposta alle domande del pubblico ministero, che è titolare dell'inchiesta Papalia. Ma la Veronica Panarello sarà anche sentita dal GIP per l'eventuale convalida del fermo? Sì, nei prossimi giorni dovrebbe essere sentita dal GIP, appunto per confermare di fatto il fermo. L'indiscrezione che c'era arrivata proprio pochi minuti fa è che potrebbe essere portata nel carcere di Catania di Piazza Lanza, perché a Ragusa non c'è un carcere femminile, quindi al momento ovviamente non possono portarla qui. Staremo a vedere ovviamente quando uscirà, lo chiederemo al suo avvocato se avrà notizie, però il GIP a giorni dovrà pronunciarsi sulle accuse formulate dai magistrati, e credo che sarà piuttosto interessante vedere se di fatto confermerà o meno il fermo. Questo dimostrerebbe la bontà, comunque l'importanza, la solidità delle accuse, dell'impianto accusatorio della Procura di Ragusa. Per avere una risposta servirà davvero pochissimo tempo. Ecco, appunto, le ripetiamo su cosa su cosa si basa questo impianto accusatorio degli inquirenti. Quali sono i punti principali? Sicuramente l'indizio chiave è la telecamera, che avrebbe appunto la telecamera sulla... Abbiamo visto prima le immagini dall'alto riprese dalla polizia di Stato, quelle che ci mostrano il tragitto che avrebbe fatto la mamma di Loris fino al Molino da Santa Croce in Camerina. Lì ci sarebbe appunto un buco di 6 minuti circa delle telecamere. Quello, insomma, è l'indizio chiave, sono le telecamere di una azienda agricola privata, e che avrebbero appunto visto, insomma, è in quel tragitto appunto che porta da Santa Croce Camerina, dalla casa al vecchio mulino dove è stato trovato Loris. Sì, di fatto è una questione di telecamere, ma anche di percorsi, perché il problema è che la scuola si trova dalla parte opposta di dove è stato ritrovato il corpo di Loris, e anche Donna Fugata, il posto dove si è recata sicuramente la donna
dopo dice lei aver accompagnato i figli a scuola, si trova anche Donna Fugata, si trova dalla parte opposta, quindi di fatto è un problema di telecamere, ripeto, ma anche di strade fatte dalla donna. Da quella parte c'è il vecchio mulino, la telecamera che prende, di fatto riprende la donna, si trova a circa un chilometro dal vecchio mulino, a un centinaio di metri dallo svincolo che porta verso quella strada, che è una strada semi abbandonata, anche se soprattutto di notte, di giorno ci passano parecchi contadini che vanno nelle serre, che sono tantissime lì nei dintorni di Santa Croce Camerina. Quindi di fatto quella è una strada che non è molto percorsa. C'è poi questo, ripetiamo, ci sarebbe questo freeze frame, che sarebbe di fatto una fotografia tratta da un video che riguarderebbe proprio la donna, la polo nera della donna che abbiamo visto più volte nelle riprese delle telecamere, nelle foto tratte dai video delle telecamere, che riprenderebbe proprio la polo nera della donna andare verso il vecchio mulino, e questa rappresenterebbe forse la prova più solida fino a questo momento, se venisse confermata, di tutto l'impianto accusatorio. Ovviamente, naturalmente le incongruenze del racconto della donna erano abbastanza chiare fin dall'inizio, quando per esempio ha raccontato che Veronica Panarella aveva lasciato il figlio prima a 500 metri dalla scuola, poi dopo davanti alla scuola. Insomma, erano apparse abbastanza evidenti queste incongruenze, no Simone? Sì, quelle sono le dichiarazioni nei verbali. Praticamente ci sono due verbali che attesterebbero due cose diverse. La prima, appunto, come dicevi tu, il figlio lasciato a 500 metri, poi ancora più vicino, ma ce ne sono anche sul percorso fatto dalla donna quel giorno. Le dichiarazioni hanno subito destato sospetto, tant'è che ne parlavamo prima con il collega dell'ANSA, quando di fatto è stato indagato per un atto dovuto. Orazio Fidone è stato fermato, anzi è stato indagato, perché a casa sua di fatto sono state trovate delle munizioni, pare della Seconda Guerra Mondiale, quindi munizioni che non poteva avere. Fidone è un cacciatore piuttosto conosciuto, tra l'altro in paese, è stato fermato, è stato indagato, non fermato, sentito diverse volte anche per molte ore qui in questura, perché aveva trovato con un intuito formidabile a questo punto il corpo del ragazzo proprio in un canale lì nei pressi del vecchio mulino. Però dall'inizio, dopo due giorni di fatto, quando si è presa la notizia di Fidone indagato, subito le indagini hanno iniziato a virare da un'altra parte. Eravamo proprio qui alla questura di Ragusa quando il capo della squadra mobile della città siciliana Ciavola aveva chiesto filmati video alla popolazione di Santa Croce Camerina, il che suonava piuttosto strano, visto che le indagini parevano aver preso una direzione ben precisa. Invece proprio in quel momento stavano virando da un'altra parte, verso almeno quello che ritengono più credibile gli inquirenti, cioè verso una situazione familiare, un dramma interamente familiare. Sì, tra l'altro, come dicevamo prima, Fidone ha parlato, perché insomma era stamattina a Santa Croce Camerina, ha detto che lui non ha avuto mai paura, però qualche motivo di preoccupazione c'era, perché non si sa mai quello che può succedere. Comunque insomma si è detto tranquillo e non si è sentito di commentare queste ultime ore, cioè l'interrogatorio della mamma davanti nella questura di Ragusa. La questura di Ragusa, dove appunto è sotto interrogatorio la madre di Loris, e dove questa mattina è arrivato anche il suo legale. In questo momento si trova all'interno della questura dove sta rispondendo, insomma, la mamma Veronica sta rispondendo alle domande del procuratore Papalì. Allora, risentiamo le parole dell'avvocato difensore di Veronica Panarello. Interrogatorio questa mattina davanti al pubblico ministero e interrogatorio del fermato. Avvocato, si aspettava questo provvedimento? Guardi, io questo non glielo posso dire. So che formalmente sono stato per tutti questi giorni difensore della persona offesa, ma mediaticamente e sostanzialmente mi è sembrato di capire
che assistevo un indagato. Ora mi auguro soltanto, così come è stata indagata mediaticamente 10 giorni prima del provvedimento formale, che non verrà condannata con sentenza definitiva mediaticamente prima del processo. Si parla di gravi indizi di colpevolezza. Signora, ha parlato con lei? No, col marito. No, scusate. Si parla di gravi indizi di colpevolezza. Questo certamente è perché altrimenti non avrebbero fatto il fermo. Però dobbiamo vedere gli atti processuali, perché noi i processi li dobbiamo fare nelle aule di giustizia. Veronica non ha confessato, ha sempre detto di essere innocente. Assolutamente sì. Ha parlato con la signora? Assolutamente sì. Cosa l'ha detto? Cosa dicono? Scusatemi. Cosa dice il marito? Scusatemi, ci dica cosa ha detto la signora. Scusatemi, io dovrei entrare per un interrogatorio. Vi prego, all'uscita renderò dichiarazioni. Ci dica solo il marito cosa dice dopo questo episodio. Non ho parlato col marito, non ho avuto modo di parlare col marito. Io vi prego soltanto, e ve lo ripeto, è stata mediaticamente indagata 10 giorni prima del provvedimento formale. Non condanniamola con sentenza definitiva prima che venga fatto un regolare processo in tutti i gradi di giudizio. Grazie. Questa dunque la dichiarazione di Francesco Villardita, che è legale della donna, prima di entrare, lo avete visto, nella questura di Ragusa. Adesso noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci, torniamo di nuovo in diretta. Allora, Simone Costa, prosegue l'interrogatorio di Veronica Panarello. Siamo davanti alla questura di Ragusa. Ormai quante ore sono? Sì, è cominciato alle 11, saranno 4 ore, forse poco dopo le 11, almeno 3 ore e mezza. All'inizio si era diffusa la voce che si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere, come sembrava forse più logico, però a quanto pare, vista anche la lunghezza, sembra proprio che stia parlando. Ce l'ha detto anche il collega dell'ANSA, l'inviato dell'ANSA prima, non sembra stia confessando. Lo sapremo quando uscirà il legale Villardita, non dovrebbe mancare moltissimo. Non abbiamo però informazioni in merito, indiscrezioni che trapelano. C'è veramente massimo riserbo in questo momento, come c'è stato praticamente massimo riserbo da parte delle fonti investigative per tutta questa inchiesta, che era veramente delicatissima, non solo per il paese. Insomma, c'è stata una grandissima attenzione mediatica, ne avete parlato anche voi, c'è stata anche molta discrezione da parte delle fonti investigative. Appunto, stavi dicendo che è stata un'inchiesta, che è un'inchiesta delicatissima. Allora ripercorriamo tutte le tappe di questa vicenda, cominciata il 29 novembre scorso con la denuncia della mamma di Loris della sparizione del proprio figlio e il ritrovamento cadavere del corpo del piccolo Loris di 8 anni. Alle 12.45 del 29 novembre Veronica Panarello denuncia la scomparsa del figlio Andrea Loris Stival, 8 anni. Immediate scattano le ricerche nel paese di Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa. Dopo 4 ore la svolta drammatica, un cacciatore, Orazio Fidone, ritrova il bambino senza vita in un canalone nei pressi di un vecchio mulino a circa 4 chilometri dalla scuola elementare Falcone Borsellino. Difficile che quella distanza sia stata percorsa a piedi da un bambino, dicono subito gli inquirenti. Il 30 novembre il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, apre un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, sequestrata l'auto del cacciatore. Il giorno seguente l'autopsia conferma il sospetto degli investigatori, il bambino è stato ucciso, non è certo che prima abbia subito violenza, nessuna traccia dello zainetto che Andrea Loris indossava. L'ipotesi degli investigatori è che il bambino sia salito sulla macchina di una persona che conosceva.
Il 2 dicembre la madre viene sentita in questura come persona informata dei fatti. La sua versione presenta delle contraddizioni. Due, le novità dell'inchiesta. La notizia dell'ultimo minuto è che un paio di slip azzurri sono stati trovati vicino alla scuola dove è sparito Loris Stivale. Potrebbero appartenere proprio al bambino di 8 anni. La notizia del giorno è però che Orazio Fidone è ufficialmente il primo indagato di questa inchiesta, si parla di un atto dovuto. Il 3 dicembre, perquisizione in casa della famiglia Stival, è un necessario atto di polizia giudiziaria per acquisire elementi utili alle indagini, spiega il procuratore Petralia. Dubbi sulla versione della madre, sono le ore 8:15 del 29 novembre quando una telecamera cattura l'immagine della donna che sale in auto solo col figlio più piccolo. Loris discute con la madre e poi rientra in casa. Il 4 dicembre emergono nuovi dettagli sulla morte del bambino. Sarebbero state usate delle fascette di plastica per ucciderlo. Loris sarebbe stato gettato ancora vivo nel canalone. Il giorno dopo viene resa nota la registrazione delle telecamere davanti alla scuola elementare. Non c'è traccia dell'auto di Veronica Panarello. Intanto le maestre consegnano agli investigatori delle fascette di plastica. È stato il padre di Loris, su richiesta della moglie, a darle alle insegnanti. Un nuovo video mostra la macchina della madre vicina alla zona del vecchio mulino. Domenica 7 dicembre si intensificano le ricerche dello zainetto di Loris. Ieri Veronica Panarello viene condotta negli uffici della procura. Poi intorno a mezzanotte la svolta, dopo un lungo interrogatorio, il fermo della donna. Veronica Panarello è accusata di omicidio e occultamento di cadavere. Siamo in chiusura, dunque la donna è ancora sotto interrogatorio del procuratore titolare dell'inchiesta Petralia. Siamo in chiusura, ringrazio anche il nostro inviato Simone Costa da Ragusa. Tutti gli aggiornamenti naturalmente nel TG delle 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.